Con l'obiettivo di rendere competitive le imprese abruzzesi e attrarne di nuove attraverso la trasformazione di nuclei industriali già esistenti in aree energetiche verdi, è stato organizzato dall'ARAP, l'Agenzia regionale per le attività produttive, l'evento internazionale Energia per il futuro delle aree industriali. L'iniziativa, l'Aurum di Pescara, nasce in risposta ai contatti e alle intese attivate nelle passate settimane in una missione dell'ARAP all'Expo di Dubai con DI Desert Energy, network pubblico-privato di dimensioni planetarie sul fronte delle energie rinnovabili, composto da oltre 50 imprese e organizzazioni di 25 paesi e con cui ARAP ha sottoscritto un protocollo d'intesa, come spiega al nostro microfono Giuseppe Savini, presidente di ARAP Abruzzo. Oggi è una giornata molto importante perché ARAP, come braccio operativo della regione Abruzzo, è concentrata su tutte le attività strategiche per essere vicino alle imprese, tra l'altro in un momento storico molto difficile. La parola d'ordine è la competitività. Noi siamo competitivi sul territorio se riusciamo a far sì che sul territorio vi siano i servizi, ma non solo i servizi tradizionali, anche i servizi a valore aggiunto per le imprese, e poi si è competitivi se si affrontano le tematiche della transizione energetica e la transizione ecologica. Noi come braccio operativo abbiamo avuto il diritto di fare ciò attraverso un decreto di giunta regionale, il decreto 44 del 2022, che ci colloca come soggetto attuatore per quanto riguarda i bandi per il recupero delle aree industriali dismesse. ARAP non si è fermata lì, perché nelle missioni di internazionalizzazione fatte poi a Dubai, poi con l'apertura della sede a Bruxelles, ha affrontato il tema, la tematica della fornitura dei servizi a valore aggiunto e anche del tema dei temi che rende competitive le imprese, che è la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione dell'energia. Questo lo stiamo facendo non solo con i progetti europei, ma anche attraverso iniziative che ARAP ha messo in campo, e oggi si presenta l'accordo strategico con DI, che è il più grande incubatore mondiale per le energie rinnovabili e anche sui progetti dell'idrogeno, per dialogare con soggetti e fare partnership con soggetti che sono in grado di mettere a terra i progetti che servono alle imprese. Oggi si parla di progettualità, ma c'è già qualcosa che è pronto a partire concretamente? Sì, concretamente noi stiamo iniziando uno studio di progettualità, lo stiamo iniziando ad esempio con interlocuzioni con il soggetto Pilkington nell'area di San Salvo, per quanto riguarda, che è un soggetto energivoro, per quanto riguarda l'alimentazione di forni. Vogliamo iniziare un ragionamento ad esempio nel settore automotive. Il mio sogno è quello, voglio dire, di vedere l'Abruzzo come prima regione carbon free d'Europa.